Buonasera, L'Impallato conduce Andrea Buscemi. Allora signori, signori, per la gioia delle donne, e non solo stasera c'è con noi Roberto Farnesi, un bel applausone. Oh, sei qua, sei tornato. Io l'ho intitolata, ecco, Buscemi, no, vorrei, posto, no, perché già la mia è un po' precaria, sì, l'ho messa apposta. Allora permettiti un po' in difficoltà, siccome sei bello, ma io volevo sapere una cosa. Sei ricco, come... cerchi moglie, ho detto, ma, metto, no, ricco no, ma cerchi moglie, è vero, però cerco moglie, è vero, ecco, ma ti mi ha invitato, e però cioè, ora io sono amante degli animali, tra l'altro. Ma è voluta la cosa del cane? No, del cane, quello è Rifugio Tommy, venite, un applauso a Rifugio Tommy, vieni con Rifugio, vieni. No, mi permetterei mai, anzi, figurati, io credo. Ma vieni, portalo un attimino, vuole salutare, sì, Roberto. Sì. Lascialo lì, va bene, il Rifugio Tom non può. Allora, dunque, io l'ho intitolato Il ritorno di Roberto Farnesi, perché te sei pisano, torni naturalmente da un successo clamoroso, no? L'ennesimo, fra l'altro, perché quanti. Che udienza ha fatto Le tre rose di Eva? Andava molto bene, faceva più o meno una media di 5 milioni a ogni mercoledì. Sì. Fra l'altro la media l'alzavi te, perché la puntata è sui 500-600 mila spettatori, arrivavi te, faceva 15 milioni. Ma scherzi, no? Bravo, sono proprio grafici. No? No, magari. Allora, stasera c'è diversa gente che ti farà delle sollecitazioni non sessuali, naturalmente, lo dico subito perché avessi delle intenzioni. Chi c'è comunque stasera, Martina? Roberto Farnesi, Solange, Adolfo Lippi, Fabrizio De Luti, Gabriella Tribura, Gianluca Magni, Paolo Ciucci, Claudio Fandrini, Piero Torrigiani, Susanna Ceccardi, Alberto Lusiani, Roberto Navicini, Sergio Mazzano, Maga Giulia, Rossi Zucchini, Luciano Tarabella, Gianni David Parra, Simona Franca, Daniela Conforti, Diana Cecconi, Pinero Neve, Alice Paolettoni, vai! Vai, Cristian, lo so che ti vai, un po' di musica. Allora, stasera dovete sapere che io ho rinunciato a Dino Mancino, ecco, un applauso a ritardatario, no, scusa, fagli un primo piano col cappottino in mano a lui, guarda, no, col primo piano, cappottino, capelli, Fabrizio te lo aiuti, vieni, ma veramente, guarda, no, non è possibile, guarda, scusate, è colpa del karate. Ma metti lì, sei senza microfono, va bene, benissimo. Addirittura il capo, scusa, Roberto, ti sei abituato ad altri livelli, ma qui la situazione, mettilo dietro, va bene, vai. Benissimo, allora, dicevamo, ho rinunciato stasera a Dino Mancino, che te sai essere un ottimo pianista, perché c'è Cristian di Nero Neve da Genova, un applauso. È Nero Neve, però Cristian è anche un bravissimo pianista, ma non sa nulla della trasmissione, quindi non sa quando attaccare, quando... attacca ora, fai una musichetta un po' allegra, ma allegra, tiraci su, è una cosa proprio allegra, vai, tranquillo, vai. Ma falla, chi c'è allora di dirlo? Almeno l'ultima parte. Allora, Renzo Zucchini, Luciano Tarabella, Gianni David Parra, Simona Parra, Simona Franchi, Daniela Conforti, Nero Neve, Daniela Cecconi, Alice Paolettoni, vai con la musica, vai, perché la musica, ecco, la musica è su Alice, e naturalmente Cristian De Nero Neve da Genova, bene, bravo. Bene, Roberto, allora, abbiamo conosciuto bene chi c'è. È arrivato, volevo insegnare a Cristian che naturalmente è come lui è venuto da Genova pensando poi di prendere il treno e andare via, invece rimane imprigionato qui, deve capire naturalmente. Rimane, anche perché qui vitto alloggio, giro c'è qui. Bene, allora, quindi hai capito? Quando io ti faccio così te cambia anche un po' il motivetto, perché la settima volta sento sempre proprio. Bene. Poi sentiremo naturalmente invece il gruppo, la band, così come suona davvero tutte le sere a Genova e dintorni e in Italia naturalmente. Bene, che momento è per te? Che momento è per te? Perché io non capisco come mai, una donna come Martina. Non fare illazioni. Non stare attento a Cucina perché mi ha contattato più volte. Lo so. Io starei, ma fra l'altro, mi preoccuperei. No, la questione è che ti contatta anche quando non glielo dico io. Ti dice, sei una di questi anni, faremo una trasmissione con te, non ho capito, ti prepara psicologicamente. Che c'è, Luisella? Vedo che mi guarda il cane laggiù. Il cane ti guarda, ma c'è anche Luisella che fa dei cenni, fa come dei richiami sessuali a Farnesi. Cos'è gli hai fatto? Chi è Luisella? Luisella è il nostro tecnico di fiducia. Ah, ma perché ci conosciamo? Ah, scusa, c'è qualcosa con la clip? Ci penso io, perché se... ti è finita dentro addirittura. Dove è andata sta clip? È finita dentro. Guarda, c'è, perché ti do un uomo molto. No, dov'è? No, sì. Dove è andata? Ma
Ragazzi, chiamate un tecnico qui. Usa quello. Niente, zero. Si è sentito qualcosa finora, eh? Oddio, non che fosse nulla di spessore, voglio dire. Piccola, sì. No, ma davvero, comunque, si può supplire in qualche modo? Piccola. Qualche modo, non lo so, dove è finita? Sei riuscito a ingoiare la clip? Non ho la più pallida. Cioè, però il gancino ce l'hai. Il gancino ce l'ho. Ecco, la clip ce l'avresti, te la metto io, perché se la mette Martina si innamora immediatamente. Ecco, che vergogna, guarda. Grazie. Bene. Pensa essere il microfono. Scusa, benissimo. Un applauso per il microfono che è andato giù. E speriamo che... Stavamo dicendo, ora funziona Luisella? Luisella, ora... Luisella, perché... Fra l'altro, sì, Luisella finora si è accorta che ti era cascata perché ti guardava i pettorali. Ah, eh? Sì? Non per altro, non per questioni tecniche. Ma andavamo nella stessa palestra, mi sa. Bene, bene, per quello ti guardava. E Luisella, voleva vedere i risultati della... Ecco il cane. Senti, vedi, stavamo dicendo, il cane è uno dei nostri ospiti... È forte. ...del rifugio Tom... che è veramente un'iniziativa benemerita. Hanno da piazzare 300, credo, amici, e chi avesse la sensibilità per adottarne uno ci farebbe una cortesia. Comunque dopo daremo altri ragguagli, un applauso al Fugio Tom. Bene. Che momento è della tua vita? Ricordati, sono senza voce. Che momento è della tua vita? Ma al momento ora parlare di serenità è un po' troppo, magari sarebbe un bel obiettivo, però insomma diciamo che sono abbastanza contento, ci sono diverse cose che bollono in pentola e quindi è un momento buono, direi tutto sommato, nonostante invece sia poi a livello più generale un momento un po', lo sappiamo tutti, un po' particolare, sia politico che sociale. Io ti leggo una cosa, scusa Presidente, ecco, allora, no, questo è di oggi, no? Giù le tasse vanno per tutti, Corriere della Sera. Questo è, diciamo, il diktat di Renzi, il governo, no? Giù le tasse vanno per tutti. Allora, cosa ne pensi te di Renzi? Renzi, tanto è Fiorentina, scalzato un Pisano. Tanto è già una bella cosa. Pisano, è già una bella cosa. Ammazzi, una bella focina. Però il discorso è questo, io credo che Renzi abbia una grossa carta a favore, che è quella sicuramente dell'identità, perché già questa, insomma, questo vecchiume intorno, ora lui magari ha un po' esagerato, la rottamazione eccetera, forse può essere anche eccessivo per certi versi, però senz'altro, e credo che sia il più giovane Presidente del Consiglio della Solidarietà. Okay. Prima di lui c'era stato soltanto Benito Mussolini. Pensavo. Quindi, voglio dire, può essere già questo una buonissima opportunità in questo senso. E poi vediamo che cosa farà. Diamogli però l'opportunità di farlo, perché se cominciano a ostacolarlo appena. Ancora ti è ricascato. Non so, allora deve essere. No, devi comunque. Sei girato. Secondo me Buscemi è la tua forza del pensiero. Secondo me fa, devi purtroppo allacciare un bottone. Ora prenderei il gelato. Se è gelato, ma gelato. Funziona il bottone. È soltanto il bottone. Funziona? Sì, tipo allacciare il bottone non ce la fai mai. Ma allaccio il bottone? Questa ma è la cosa. Per te. No, ma io. La scolatura. Io ancora non sono a quei livelli, ma ho altre cose. Ma... Aspetta, lo vogliamo. Scusi, se mi permetti. Sì. Lo vogliamo mettere qui? Sì, bravo. Oh, lo vedi. Ti conviene pronunci qua, perché dai, sei più a favore mio, sì. Sì. Tutto ciò avviene in diretta? Eh? Sì, beh, è bello della diretta. Mi sa che bene, guarda. Hai visto? Mi sa che bene, ma è vero. Non si bene. Sa mai, come microfonista ci potrei avere un futuro. Un futuro, sì. Visti i tempi. Bisogna comunque aver fiducia sì, nei confronti di chi guida il governo. Ma comunque è molto giovane, spero che sia più vicino alla realtà, anche alla realtà dei giovani, ovviamente, quindi conosce meglio tutte le realtà e le problematiche di oggi, certo, rispetto certo. A gente a che ha 70, 80, 90, no, insomma un po' troppo, dai, un po' di rinnovo, speriamo bene, anche perché ho la vaga impressione che sia l'ultima... Spiaggia sì, dopo questa certo, però io sono ottimista no, ma allora, non credo mai, quello mai. Cristian, fammi un po' lo stacchettino Solange, un applauso a Solange. Allora, partecipa come ti pare a te. Allora dimmi un po', secondo te come va a finire il governo Renzi? Ce la fa o non ce la fa? Secondo me non bene, perché si era presentato in maniera straordinaria, poi il suo esibizionismo lo frega, perché lui è troppo esibizionista. Il fatto di arrivare con la macchinina sua e con 10 macchine dietro delle guardie del corpo, insomma, è ridicolo questo. E secondo me non ha cambiato granché, perché poi i personaggi sono sempre i soliti alla fine. Ma aumenterà sempre le guardie del corpo gliel'hanno anche imposte, eh? Non credo sì. Che possa fare. Allora, modo tanto valeva autonomo. Che andasse sulle macchine blu come ci vanno tutti, invece di arrivare con la costella smart. Insomma, smart. È una sceneggiata che ormai fa sorridere. E poi un'altra cosa da dire: lui si brucerà le ali per il suo esibizionismo, perché è troppo esibizionista.
troppo, e vuole che si parli di lui. La dimostrazione è che è stata a Canale 5 da Mike Buongiorno, è stato alla Ruota già della Fortuna. Già all'epoca aveva voglia di apparire, quindi questo suo apparire nella politica è un po' nefasto, perché bisogna apparire con intelligenza, secondo me. Lui è molto intelligente, ma prevale in lui l'esibizionismo e quello lo fregherà. Farnesi com'è invece da questo punto di vista? No, Farnesi è una bella persona, io lo conosco da tanti anni, un Don Giovanni un po' da strapazzo, perché ha tutte queste donnette intorno. Da strapazzo no, perché guarda, ma è una cosa veramente impressionante, perché... Farnesi. No, è poi un bravo attore, cioè lo trovo veramente molto bravo. Perché... è anche molto migliorato, io devo dire che lui veramente... Si vede che siamo amici da anni. No, lo penso davvero, perché cioè io onestamente non è che guardi tutte le fiction, però quando ci sei tu sinceramente ti guardo. Beh, perché ritorno indietro nel tempo, quando la tua mamma ha incontrato lì a Pisa e comperava i giornaletti dove tu apparivi come personaggio dei fotoromanzi, e io ho questo ricordo bellissimo con purtroppo qualche anno fa, con i capelli con la rovescia verso l'alto, ti ricordi? Eri proprio imberbe, la famosa fonata. E la cosa bella di questo ragazzo è che si è messo in movimento, vabbè, insomma un uomo, quanti anni è? 60 anni? 62. Cioè, porto bene, 62, porti benissimo. Ti sei messo in movimento studiando, e questo è molto importante, perché io mi sono accorto una volta, eravamo al mare allo stesso bagno, tu avevi un copione in mano e lo rileggevi, lo riguardavi, lo auscultavi come i medici di campagna, e mi ha fatto veramente bene, perché ho detto, vedi... Quella dei medici di campagna non è male. Tra i più impressionanti. Perché gli attori toscani di solito sono simpatici, ma lasciano un po' al caso. Tu come Buscemi. No, Buscemi veramente. Lo so, scherzo. Tu sei molto meticoloso e questo è veramente molto bello. Allora, già. Io, fra l'altro, avevo tentato un anno fa, mi pare un paio di fa, di coinvolgere a teatro Roberto, volevo fare con lui Woody Allen all'epoca, però non era adatto, hai ragione, non sarebbe stato la cosa per te. Invece bisogna far scrivere apposta una cosa per ma te. Prima o poi ce la faremo. E avevamo un'idea forte, Alberto Severi, capo servizi di Rete Toscana, che è un bravo drammaturgo col quale ho condiviso cose con Flavio Bucci, Paola Gasma, Toscana Quina, eccetera, aveva proposto questo plot qui, che io e te eravamo due persone che abitano nello stesso tu appartamento. Eterosessuale. E io gli beccavo tutte le donne. Una strana coppia, non si capacitava perché. Andava avanti si capiva questo perché. Ma io lo vedo vestito da donna, Farnesi, sta bene. Ma lui non avrebbe fatto la donna lui, No, lui sarebbe stato. Ma donna la facevo. Assolutamente, ma certo. Bene, allora facciamo andiamo alle domande. Claudia Fambrini, un applauso a Claudia, che tra l'altro hai una novità, no? Tra poi esce un film. Sì, il 9 aprile a Lucca, al Cinema Centrale, c'è la prima del film di Alessandro Baccini, Una ragione per combattere. Io faccio parte del film, siete tutti invitati alla prima. 9 aprile. A che ora? Alle 21:30. Ci siamo. Roberto, te lo conosci Roberto? Sì, lo conosco, certo. La tua sollecitazione, ma casta, intendo dire. No, un bravo attore, a me piace, sinceramente, sono sincera. Ecco, non perché sono di parte, perché è toscano, perché comunque ha fatto dei film molto, molto concreti, non cose... Lui l'avevano agli inizi lanciato come Richard Gere italiano. Oppure Richard Ginori, quello che sta in Italia. Sì, io mi ricordo che ci siamo incrociati una volta al Fusion, a Marina di Pietrasanta, sì, nel 2005. Sì, con quel signore là andavo spesso, che è un mio caro amico. Fratello. Non ti girare, guarda, perché non... Che ci siamo incrociati e ti ho detto, guarda, Roberto Farnesi, la mia amica, ma come Roberto Farnesi? Io, guarda, accanto a me Roberto Farnesi, fa, sì, è vero, Farnesi, fa, è uguale come nei film, uguale. Perché a volte le persone cambiano, con il trucco, con tante cose, non si riconoscono più, invece tu sei proprio, rispecchi ciò che rappresenti nel cinema. Lei è il pulitino, per piacere. Eccoci qua. Bene, allora, passa il microfono a Fabrizio Dell'Aiuti, che è arrivato molto tardi, per quello io voglio che mi aiuti. Sono arrivato tardi, mi scuso con tutti, ma avevo un problema di karate, perché sono andato a prendermi bimbo e quindi c'era un combattimento. Voglio intanto dire, ti ringrazio, ieri sono stato ospite tuo durante il Carnevale di Viareggio. Fabrizio ha confezionato una trasmissione sul mondo della culinaria, lo dico senza malizia, fra l'altro, per RTV 38, si può dire tanto questo è, no? E mi hai avuto ospite. Certo, gli ho fatto recitare Lode alla cipolla di Pablo Neruda. Ha recitato benissimo, devo dire. Ecco, un applauso di tutta la piazza, perché
perché principalmente eravamo in piazza, poi dopo la registrazione era una cosa marginale. Allora, domanda sul cibo, sull'alimentazione. Pensa che figura, c'ho pure il ristorante, vai. No, già ti dico pensa che figura, perché già so che fai, prego. No, come già so? No, dico, sento un odore, dico di sei in ottima forma. Sembra, mangi. C'ho il corpetto, mangi. Io vorrei che tu ci parlassi della carne. Ti piace la carne? Ma pensa che io sono proprio un carnivoro e mi piace talmente tanto che ho fatto la cavolata di aprire un ristorante, una steakhouse, quindi proprio dove la carne la fa da padrona. No, cavolata non è vero, anzi, sono molto contento, molto soddisfatto. Si mangia molto bene. Si mangia molto bene. Varrone, diciamo, a questo punto facciamo proprio il varrone. Dove si trova? Varrone è sulla via Aurelia, in via delle Colombari, proprio sull'Aurelia. Vicino, ma te pensa che Ikea, mi portò tre anni fa Ikea. Leonardo Pieraccioni a mangiare alla griglia di Varrone a Lucca, e poi lì per lì ci dissero, ma ce l'apriremo anche a Pisa. E chi l'apre? Un personaggio, Roberto Farnese. Ah, c'era anche Rocco Papaleo, che apprezzò moltissimo. No, riportiamoli a Pisa, no? Ma quando vuoi, magari. No, io andai a cena con Luca, appunto, essendo carnivoro, c'era un mio amico, lei è sempre bistecche, e ci indicano questo posto a Lucca, alla griglia dei Varrone di Lucca. E siamo rimasti talmente entusiasti che poi da uno scherzo, eccetera, col titolare abbiamo detto apriamo a Pisa. Quindi mi sono messo in società con un ristoratore vero, che ha competenza, perché è un mondo, mi insegni, difficilissimo, ma veramente molto. Ma loro sono veramente bravi, non c'è da fare pubblicità. Vabbè, lui bravo, la competenza. Io diciamo curo la parte, siamo soci ovviamente dentro l'attività per quanto riguarda la parte economica, ma io diciamo curo la parte, come dire, d'immagine, no? Le pubbliche relazioni, cioè, tra virgolette, è un indotto poi del mio lavoro lì dentro, quindi. E poi la vivo in modo, insomma, con gli amici, vengono a cena, spesso sono lì quando non sono fuori per lavoro, quasi sempre sono lì, ma a volte spesso anche a pranzo. Siamo contenti, è un format forse anche un po' esterofilo, un format un po' americano, tant'è che abbiamo soltanto carni prevalentemente nordamericane, texane, eccetera, Black Angus, ribeye, che conoscerai senz'altro, con una griglia a vista, la cucina perché, a vista. Perché dobbiamo sfatare il mito della chianina. La chianina è una mucca. È difficile. È più da che lavoro, sfatare, è difficile. È trattare. Da lavoro, ha il gigantismo, è enorme, è buona solo la bistecca, il resto. No, poi va frullata molto, se no. Va frullata tantissimo, quindi sono altri le carni da mangiare. Allora, a proposito, scusa, di cibo, io voglio dare un applauso innanzitutto a Diana Cecconi per sapere che cosa stai combinando, cosa ci fai da mangiare. Allora, per Farnesi, facendo un risotto. Visto che siamo in primavera, sì. Speriamo che arrivi presto, risotto con asparagi, dei gamberoni, e con una spolverata di uovo al prezzemolo. Beh, e mandorle. Buono. Senti, hai seguito l'ultima? Nocciole. L'ultima edizione di Mario? No. Sei senza microfono, l'ultima edizione di struzzo. Scusate. Di gallina. L'ultima edizione di Masterchef l'hai seguita? Sì, l'ho seguita. E eri un po'... Non mi ha emozionato in particolar modo. Ho visto un po'. E come arrivasti a Masterchef? Io sono arrivata sesta. Beh, sesta è tanto. Quanti sì, sono i concorrenti? Soprattutto all'inizio. All'inizio saranno stati 15.000. Accidenti, sesta, sì, ma è bravissima, sì. Diana. È bravissima. Grazie. Roberto, te ti accorgerai che risotto che ha fatto. No, ho detto una cosa, però sono curioso. Nessuno sa com'è il luogo di struzzo, è buono. Martina. Buono. Sì? Non l'ho mai assaggiato, sono curioso. Lei. Come l'uovo di papero, lo struzzo è più grande e ci viene sfama di più. E più. Perché diceva Dio l'aiuti che servi di quaglia l'uovo. Sì, sì, io lo uso molto, l'uovo di quaglia. Senti, anche nell'acqua cotta maremmana io la faccio rivisitata con l'uovo di quaglia. Vai, va bene così, stacchetto. Bene. Vai, bravo. Ha cambiato. Dai. Più vivace. Altemura, ecco Altemura, dice Altemura. Dunque, mi era molto piaciuto Farnesi nella fiction Carabinieri, Brigadiere Testa, se non ricordo. Testa è un po' pericoloso come cognome, però è quello che si chiama subito. Aspetta prima, scusa, Luca, se Luca e Sandro dalla regia ci possono mandare qualche brano di fiction di Farnesi, a caso, non per forza Testa. Con la testa? Senza testa, quello che ti pare, quello che puoi, mentre parliamo, vai, Gabriele. Mi era molto piaciuto in quel ruolo, e quindi la domanda si lega un po' a questo, se c'è la volontà e magari anche
anche la possibilità di tornare a interpretare un personaggio istituzionale che questo paese ha un po' bisogno, se vogliamo, di figure positive. E insomma, gli ultimi sondaggi, poi per chi ha tempo di guardarli, cade la politica, cadono altre istituzioni, tengono invece le forze dell'ordine come senso di appartenenza e di fiducia dei cittadini. Magari potrebbe essere l'occasione per tornare nei panni di un carabiniere o di un poliziotto, che poi parlato, scusa, questa è una costante da 50 anni in Italia, dal commissario Sheridan fino al maresciallo Rocca, tenente Sheridan, sì. E ci si salva. Io poi, essendo ragazzo cresciuto negli anni 80, c'era, che all'epoca si chiamavano sceneggiati, non fiction, era La Piovra, io sono cresciuto con Cattani. È stata una grande fiction anche a livello internazionale, molto venduta all'estero, un gran bel lavoro. Però ci rifugiamo lì, quello della Piovra. No, ci rifugiamo, dico, sempre nel giallo, nell'investigazione. Guarda, ti dico, magari, poi è stato un periodo bellissimo, avevo dei colleghi straordinari come Pino Caruso e il grande Paolo Villaggio, insomma, all'inizio c'era un bel cast. Paolo Villaggio che è genovese come nostro... Grande Paolo! E io l'ho diretto, personaggio straordinario. Una cosa soltanto, l'ho diretto in uno spettacolo, va in scena lo spettacolo, lo rivedo dopo un anno a Roma, lo spettacolo, era tutta un'altra cosa, aveva cambiato completamente. È straordinario, beh, comunque, Paolo è straordinario, è molto divertente, ma... No, dicevo, inizialmente c'era un bel cast anche, cioè c'era una bellissima donna al centro e anche al centro al periodo di Gossip e quant'altro, un po' glamour, e intorno degli attori, appunto Caruso, Sergio Albelli, grande toscano, bravissimo, bravo attore, grande Paolo Villaggio, insomma ce n'erano, dopo è diventata, insomma, sono state tante edizioni, è diventato più, sembrava quasi alla fine... un'altra cosa, insomma, non c'era più quel cast così interessante. Era una bella commedia brillante, io mi sono divertito molto, ho fatto tre serie di quella lì, quindi, e poi come tutte le cose poi hanno un inizio, una fine, un percorso loro, quindi no, non credo che torneremo lì, anche se mi piacerebbe come progetto, sarebbe una cosa, l'abbiamo pensato a volte anche con il regista, ma è difficile, insomma, poi rimettere in piedi una macchina come quella lì, che sembrava, ma era una macchina grande. Di altri ruoli in polizia o carabinieri, io sono un po' d'accordo con quello che diceva Andrea, insomma, non si vede altro, cioè polizia, carabinieri oppure la mafia. Anche quando c'è un prete fa l'investigatore, ecco. Don Matteo fa l'investigatore. Però una serie di grande successo che è molto longeva. Però ecco, invece io mi sono divertito in questo, per esempio nell'ultimo, nelle Tre Rose di Eva, perché è una cosa un pochino, sicuramente poi non sarà uno spessore, insomma, di livello, è chiaro che dietro non c'è Camilleri dietro come Montalbano, questo è sotto gli occhi di tutti. Chi l'ha fatta la sceneggiatura? La sceneggiatura è soggetto, c'è Abatantuono dietro, no, non Diego Abatantuono, Abatantuono, che comunque è uno sceneggiatore abbastanza ragazzo giovane, ma abbastanza bravo e pieno di idee, tant'è che io gli chiedo sempre: ma che tipo di droghe, sostanze stupefacenti assumete? Perché cioè si è inventato veramente di tutto, perché 14 puntate, tenere quella linea lì come action, come non è facile. E poi mescola thriller, un po' di noir, all'americana, eccetera, e melò, giallo, quindi è una cosa un pochino nuova secondo me. La gente, dicevamo prima, del periodo non troppo felice, secondo me uno ha bisogno anche di tornare a casa e mercoledì sera si mette là e stacca, e forse è proprio questo il motivo del successo di questa serie, e stacca la spina un'ora e mezzo senza farsi troppe domande, se non quelle inerenti, quindi diventa anche un divertimento scoprire chi è l'assassino, scoprire chi è l'amante di chi, quindi liberare un pochino la mente e staccare un'ora e mezzo. Non ci vogliono solo cose super impegnate. Ti ho visto in una cosa con Giannini, con Giancarlo Giannini, frato Magni, Gianluca sta facendo una cosa con Giannini, no? Che è un pisanizzato anche Giancarlo Giannini. Come no? Sta Fauglia. Sì, nei dintorni di Fauglia ho fatto. Crespi, vedi, si torna sempre alla polizia, anch'io faccio il ruolo di un poliziotto in Borghese che affianca Giancarlo Giannini in alcune indagini, un film dal titolo Dimmi di sì, che è un drammatico. Ma sai, in Italia purtroppo, Roberto lo sa, per un attore non è che ci sia modo di spaziare nei ruoli, non è che si fanno varietà di storie come in America, dove un attore passa dalla fantascienza al surreale, al drammatico, noi all'azione, abbiamo più possibilità, Abbiamo più possibilità.
Ecco Tarabelli, Tarabelli. Poi in Italia c'è, allora, uno parte con un ruolo, magari ha la fortuna che è per tutta la vita, certo, lo chiameranno, è vero. Non è che gli dicono, no, quello magari è un attore bravo, allora gli facciamo fare, non so, come De Niro ingrassò 40 kg per fare Toro Scatenato, poi dimagrì, poi passa a fare Taxi Driver, passa a fare il mafioso. Certo. Altri tempi. No, ma dico, sì, ma altri tempi. Qua non ci sono nemmeno le storie, anche perché il nostro cinema... negli anni nefasti, gli anni 50, 60, 70, con i grandi registi come Rossellini, Pietro Germi, De Sica, Fellini, c'è stato un appiattimento mai. Adesso anche il cinema italiano, purtroppo, se uno va a vedere un film, non vede più un film, ma vede una fiction portata sul grande schermo. Allora, intanto, ora poi si va in pubblicità, ma la questione, per esempio, tanto un applauso all'Oscar italiano per la grande bellezza. Però, ora poi riparleremo tornando dalla pubblicità. Un film importante, comunque costato 9 milioni di euro, non sono pochi in Italia, un film che ha detto qualche cosa, qualcuno ha storto la bocca. L'Italia è un colossale, 9 milioni. Accidenti. Cioè. E ci dici, tornando, cosa ne pensi te della grande bellezza? Pubblicità, vai. Vai. Roberto Farnesi, che fra l'altro è reduce anche da questa esperienza faticosissima, immagino, di Ballando con le Stelle su Rai 1, anche di grandi numeri, no? Che numeri hai fatto? Ma guarda, lì ti spiego, lì numeri ne ho fatti, nel senso, a vedermi ballare, ne ho fatti di belli di numeri. Però la Carluccia era un po' che, grande professionista che saluto, era un po' che mi corteggiava in questo senso. Guardala come ribello. Porca miseria, guarda. Ballavi benissimo soprattutto. Oh, un fenomeno. Chi sei? Fantastico. Eri molto morbido. Molto armonioso. Ma chi ballava? Sei quella a destra, no? Allora, magari. Allora, no, il discorso è questo, lì è stata una parentesi, ovviamente. Allora, in primis, ovviamente, è lavoro, quindi è previsto un cachet. E quindi uno va a lavorare. Questo è interessante. Assolutamente. Poi c'è un altro fatto, col mio agente abbiamo detto, quando ci ricapita di avere una serie nello stesso periodo di tempo, nello stesso arco temporale, una serie in onda 3 mesi, tutti i mercoledì su Canale 5, e poi trovarsi su Rai 1 in una trasmissione del genere, quindi 5-5, lei mi insegna la matematica, non è possibile, è un'opinione, fa 10 milioni di ascolto a settimana, per 3 mesi sarebbe stato da stupidi rinunciare. Quindi, era una grande opportunità, secondo me, per far conoscere un pochino quello che te conosci, cioè la nostra toscanità, lo sai come sono nella vita, un po' più giocherellone, non come i personaggi che puoi interpretare. Ora, per esempio, Tre Rose di Eva gli è successo di tutto, l'hanno ammazzato il padre, dice facciamo i bravi, sono andati con la moglie, gli è successo di tutto, l'hanno ammazzato il fratello, e sicuramente non sarà molto allegro, e quindi uno interpreta un personaggio, a parte i rischi. Lì avevi modo di far conoscere, e questo è venuto fuori perché, viste le mie scarse doti danzerecce, sono arrivato in finale e questa è una bella. Certo, io guardo, gridavo vendetta ovunque. Mi sono stupito non per te, ma perché so che appunto te non hai, diciamo, l'indole del ballerino. Bravo. No? E cui... Ma è stato il pubblico che mi ha mandato fino là. Il pubblico premia non la bravura, premia anche il personaggio. In alcuni capi, alla fine, giustamente, sono andati, eravamo in 13, 10 legni come me e 3 che si salvavano un po'. Quei 3 poi alla fine sono andati sul podio, prima, seconda, e quindi alla fine poi trionfa, almeno in quel caso, la meritocrazia. E però sono stato mandato fino in fondo proprio dal televoto, perché la giuria, ovviamente, poi, come a teatro, ognuno ha un suo ruolo, la giuria faceva il ruolo con me, okay. Però il pubblico rispondeva e televotava. Dove eravate, alla boxe? E mi ha mandato fino a... Dove eravate, alla boxe? Al Foro Olimpico. Insomma, comunque grandissimi numeri anche lì. E quindi ora da adesso in poi che fai? Niente. Basta, io ammirei al divano. Conti i soldi. Bravo. Andrea, con i 400-500 canali che ci sono oggi, grazie al digitale, fare 5 milioni come ha fatto Roberto una fiction oggi è tanto, Roberto. Sì. Sono paragonare 20-25 milioni di spettatori che facevano le trasmissioni di Mike di una volta oggi. Certo, sì. C'era un canale solo. Ma guarda, questo nel giro addirittura di tanti 5 milioni. Nel giro oggi, di 10 anni è cambiato tutto. Io quando feci Torno Sabato Panariello, si fece le 3 edizioni, faceva picchi addirittura di 12-13 milioni, impensabili. Non per Panariello, feci anche altre cose, quei numeri lì,
In dieci anni che abbiamo, vabbè, è chiaro, l'offerta ora è straordinaria. E quindi Johnny Davide Parra è un artista che voleva, buonasera, che voleva per l'appunto sottolineare, spero, ti do io adesso l'input, di come sia difficile oggi, in questo inizio millennio, di nuovo millennio, fare l'arte, quella vera. Sì, è difficilissimo, anche perché io vengo da una sfida interessante, perché ho voluto portare l'arte contemporanea in piazza, precisamente in piazza Mazzini sabato scorso, nel contesto del Festival del Carnevale. C'era questo evento che si chiamava deliberatamente Donna, ed era una installazione pubblica che trattava un tema delicatissimo come quello della violenza contro le donne. Questa è un'altra cosa, nel senso, anzi, arrivo al dunque, nel senso che anche l'arte contemporanea, quando scende in piazza, in questo caso le protagoniste dell'installazione erano le donne che avessero un capo rosso addosso, perché poi io le avrei disposte in una icona che rappresenta un'opera mia, che avevo già preposto in altra sede, però attraverso un lavoro bidimensionale. L'artista ti fa una domanda un po' generica, e lui ti dice, piazza Mazzini, deliberatamente donna, eccetera, sì, eccetera. Però è per dire che la nostra sfida lì era quella di raccogliere un buon numero di donne. È stato un enorme successo averne avute 150. Questo è fatto bene, e qui si parla di 5 milioni di spettatori, sì, no? Bravo, questo per dire l'arte, sì, come raccoglie, certo, poi come si va a ritrovare in piccoli numeri, no? Che poi però possono creare delle grandi rivoluzioni, perché sinceramente avere le riprese da terra. Avevamo una gru con il fotografo e l'operatore praticamente a 6 metri di altezza. Abbiamo ripreso una Viareggio e abbiamo conquistato una piazza con un sentire e con un sentimento di proposta, ma anche un eco forte, un grido forte su di un tema terribile, quindi una grande presa di coscienza e un atto forte che lo si fa con un audience minima. Non mi ha risposto, però sono arrivate. Johnny Davide Parra non mi ha proprio risposto. No, ma mi aveva chiesto, di dire, no, mi aveva chiesto la qualcosa. La difficoltà dell'artista, lui ha detto che non ce n'hai difficoltà. No, però invece prendo un'altra sollecitazione di Johnny, il fatto che ha detto la rivoluzione, si può fare secondo te la rivoluzione con i numeri piccoli oggi, o partendo dai numeri piccoli, oggi invece passando tutto quanto appunto dalla televisione, da internet, grandissimi numeri, non se ne può più prescindere? Ma io penso invece di sì, assolutamente. Puoi partire da numeri piccoli e arrivi facilmente ai grandi numeri proprio grazie ai social network, anche, quindi anche a internet. È un attimo, è molto più facile oggi di prima, credo, Andrea. Ora io sono abbastanza profano in materia. Grillo, esatto, quello è proprio l'esempio, certo. Prima. Ti mi avevi chiesto prima della grande bellezza. Sì, no, vorrei... bravo. E poi qui si diventa tutti cineasti, perché poi l'hanno trasmesso. Ha fatto 9 milioni, eh? Ha fatto 9 milioni. Sì, ovviamente, ha vinto l'Oscar. Ma meno male comunque. Meno male. Bene, perché è bene che sia visto. Ci rappresentano un momento molto particolare, la grande bellezza, Roma e tutta una serie di cose che poi si legano e che danno sinergie positive, secondo me. Quindi io sono molto felice, e poi sono anche molto felice per il cinema italiano, che comunque ha una buona visibilità in questo caso. Però io mi ricordo, e questo lo devo dire, secondo me è un po' sopravvalutato il film, in questo senso. È un esercizio stilistico di regia straordinario, questo è indubbio. Io, Sorrentino, per me è fantastico, ma non lo devo dire certo io. Ci sono dei colori pazzeschi, una bellissima fotografia, sì, grandi scenografie, Roma, un attore straordinario che è Tony Servillo. Cioè, a me, io sono veramente artisticamente innamorato di Tony Servillo, perché per me è straordinario. Hanno ripreso, scusa Zucchini, parlando di Servillo, perché gli somiglia un po'. Somiglia un po' a Tony Servillo. Vedi, guarda, più trasognato. Più trasognato. Però ritengo che, a gusto personale, il film sia un po' sopravvalutato. Niente a che vedere, secondo me, con l'ultimo Oscar come miglior film straniero, che era quello della Vita è bella, risalente credo a 14 anni fa. Perché quello è un film veramente, secondo me, straordinario, che possiamo fare solo noi e non gli americani, dove c'è dentro poesia, commedia, dolcezza, amarezza, amore, paura, cioè, guerra, dramma, storia, cito soltanto... Bravura anche di artisti, cioè, certo, cito soltanto quella parte in cui lui traduce al bambino suo figlio dal tedesco all'italiano, mettendola come gioco,
Ero, guarda, ancora mi viene la pelle d'oca perché è straordinario. È geniale, davvero geniale. Secondo me, da spettatore, la grande bellezza è lontana da quel film lì. Però ci voleva in questo momento, detto ci voleva, e poi comunque è si vede dell'arte, lì, cioè non è che l'ha vinto, insomma, è immeritato. No, assolutamente. Dico solo che forse secondo me, ma da spettatore, è un pochino sopravvalutato. Comunque si parla di grande cinema. E Solange ha letto La mano a Servillo prima o dopo? No, l'ho letta l'ultimo dell'anno di quest'anno a Caserta. Io l'ho incontrato per caso, per la strada, ho tutte le foto che documentano, e gli ho letto La mano ed è stato fantastico. Io gli avevo predetto, aveva già vinto il Glenn Globe, ho detto vincerai anche Davide Donatello e anche il premio Oscar. Mi ha chiamato ringraziandomi, è stata la più grande. Io ho le foto qua, che non si vedono, ma. Ma ci fidiamo, eh? No, guarda. ma l'ho visto prima. ci fidiamo. È stata una grande soddisfazione. Lui proprio semplicemente mi ha chiamato ringraziandomi, è stata una bella soddisfazione, perché lui si mise a ridere da buon napoletano, figuriamoci, ho già vinto un premio, non ne vincerò più. Poi un'aria molto semplice, molto dimessa. Io ho detto, no, vincerò anche questi due premi. Quello schiccettino involontario con la giornalista di Rete non sembrava tanto dimessa, ma andata a fanculo, per cui non è tanto semplice, mi sembrava. Io parlo dell'aria da buon napoletano, con la barbetta in colta. Che sapeva che comunque devo dire una cosa, è stato straordinario, perché un grande nome come lui, io sono piccolo così, mi ha fermato dicendo se gli leggevo La mano, ed è stato per me una cosa bellissima. E lui mi ha chiamato da laggiù, da dove ha preso questo ma premio. Ma io devo dire che tutte le volte che vado a passeggio davvero con Solange lo fermano. Sì, ma bravo. Ti ricordi quando ci eravamo becca, a Bologna, ti fermò, ti fermò Casini? Sì, vabbè, ma anche lui era disperato. Era disperato. Era un gran casino. Era disperato, dice, come mi andrà un parlamentare? Sì, ma non solo, c'era anche... A me mi ha detto io devo dire una, su Andrea devo dire una cosa. Io ho visto un sacco di sue opere, pièce teatrali, ma quella che mi ha colpito di più è quel personaggio meraviglioso davanti allo specchio dove eri da solo, Edmund King. E lì non vi nascondo che ho veramente pianto, perché ho rivisto vari passaggi della mia vita e devo dire veramente, a questo punto, ma un applauso grosso va fatto al maestro del teatro. No, davvero. Veramente lo sa. Quella cosa lì che te hai pianto perché ti sei identificato nella vita dell'artista, che comunque soffre anche, soffre essere apostrofo, ma soffre anche in senso lato. Il vero artista c'è dei momenti di sofferenza. Momenti di sofferenza ce l'hai te, a parte con le donne, ma sofferenza proprio di. Scusa, ti sta andando tutto bene, però il senso anche della relatività della vita ce l'hai? Sì. Dell'inutilità. Beh, più che inutilità, no, guardo un conto in banca, non mi sembra. Ma chi tade? È convinto. Scherzo, ma sto scherzando. Invece, davvero, comunque, a parte gli scherzi, ce l'ho come ce l'hanno un pochino tutti. Sono un po' un malinconico io, a tratti. Che segno sei? Cancro è malinconico. Mi preoccupi te, Volevo al posto di Paolo Fox, studenti lì, su Rai 2. Che ti tocca. Ma io voglio dire una curiosità, ma questa qua è una abbronzatura, è proprio il colore naturale. E Alice? Le origini vacanze. Dunque, però te mi sfrutti dove siamo? Gli ospiti senza che siano microfonati. Ma parliamo della sua ultima fiamma, che è bellissima. La mia la sua, che a caso tutti vogliono sua, sapere. Ecco, sì, sentiamo l'ultima fiamma di Roberto Farnese. Che è bellissima. Sidrica. No, chi è? No, ragazza. Mi chiama le persone abbronzate, infatti lei è molto abbronzata. Allora ti dico, la nonna di Martina. La nonna di Martina, Giovanna Dallanese, che ci sta ascoltando, voleva sapere, che ha letto su un rotocalco L'ultima fiamma di Roberto Fai, sperava fosse la sua nipote, invece è stata smentita. Stia calmo, Buscemi, perché chi è questa signorina? Ma una ragazza molto semplice, che fa un lavoro normalissimo al di fuori dell'ambiente dello spettacolo, incuriosisce un po' perché è molto giovane, in questo siamo colleghi, noi siamo un po'. A noi ci piacciono naturalmente tutte le donne. Padri, perché vedo che anche lei... No, io sono sempre parco. Io guarda, dall'ultima disavventure che te sai, io le donne non le guardo nemmeno... Guarda solo con gli uomini. Infatti io sto guardando Solange da un po' tutta la sera. Tarabella, c'è lo strambotto? No, io volevo riparlare un po' della grande bellezza, con la quale vi do una notizia. Anch'io ho vinto un Oscar. Perché i lettori su Facebook mi hanno preso l'Oscar, ci hanno messo scherzando la mia faccia e mi hanno fatto vincere l'Oscar.
Poi io su Facebook ho aperto anche un'inchiesta, ho fatto una gara e l'ho vinta io, su quanto tempo gli spettatori sono riusciti a vedere La Grande Bellezza. Si parte da un quarto d'ora, sì, poi si va a mezz'ora, 18 sì, minuti, sì. E io l'ho visto tutto. L'ho visto tutto. Ti sei anche addormentato? Te. No, no, l'ho visto tutto, ma l'ho visto a pezzi. Cioè, sei rimasto davanti alla televisione più che vederlo tutto. L'ho visto tutto, ma a pezzi. L'ho fatto un collage. E ho scritto un sonetto. E che in base a questo sonetto mi hanno dato l'Oscar. Allora aspetta, chiedo a Luca se c'è qualche brano della Grande Bellezza, non quella relativa a Farnesi, ma il film, da poter mandare mentre Tarabella legge lo strambotto, l'epigramma. È un sonetto. Ogni tanto sonetto, me lo chiami, sì. Sonetto. Sonetto, va bene, ma sono, personale, ma anche strambotto e epigramma strambotto sono un'altra cosa. Sonetto, questo è un sonetto. Come il Belli. La Grande Bellezza. Sembra di rivedere la dolce vita. Magari. C'è gente insulsa e ricca che s'annoia. C'è la Ferilli che tira le coia. E c'è la Grandi drogata e appesantita. C'è Geppe che ti sbava in paranoia. C'è una nana di morto incalorita. C'è un giovane che poi la fa finita. Non si capisce un cazzo, mondo boia. Filmassero piuttosto gli operai con le loro famiglie disgraziate. A quelli sì che l'Oscar glielo dai. Tirare avanti senza più decoro. Aiuto. Ti immagini che scene raffinate e che bellezza, che capolavoro. Beh, bravo. Però in qualche modo sì. Sorrentino ha filmato il disagio, non è che... Sì, però sono sempre dei ricchi che si annoiano. Sì. E nella Dolce Vita, che andava bene, c'erano sempre i ricchi che si annoiavano, ma era il 1960, eravamo in pieno boom economico. Non ora che siamo in questa crisi nera. Devo dire senza levare nulla. Per la gente, cioè, degli operai, uno arriva a fine. Senza levare nulla a Sorrentino, siamo contenti per l'Oscar, che comunque la mano di Fellini. Posso dire una cosa? Parlava della mia ragazza, eccetera. Lei per me è più una profana, nel senso non è che ama il cinema, non ha visto tantissimi film, eccetera. Eravamo insieme, forse anche il mio amico, e c'era anche lei. Perché usciti sempre senza mai. Il mio amico come se fosse un... Amerigo, c'è anche un nome lo importante. So che è Amerigo, ma no, ma dico perché lo citi come se fosse un complice quasi? Il suo Angelo Custode. No, è un'amicizia veramente che dura da 20 anni, è un fratello, è più che un amico. Però, quindi, era insieme a me anche quella sera lì. E, no, nel senso che può testimoniare la cosa, nel senso... c'era la mia ragazza, io sinceramente ero, sì, un po' mi ricordava La Dolce Vita, un po' non trovavo l'idea geniale, a me piacciono idee un po' nuove, e non ci trovavo delle grandi idee, cose un po' ripetute, sì. Onestamente, quindi non ero entusiasta, allora vedevo sto bel esercizio di stile registico, quello che ho detto prima, però comunque vedevo un'opera d'arte sicuramente, non una roba trash né quant'altro, poi mi sono voltato e lei ci ha pianto, e io l'ho domandato, guarda un po' dove porta Roberto le prime sere, ecco, forse era per disperazione, no, lei l'ho detto, l'ho chiesto, ma dice mi è arrivata l'emozione in un momento, no, tutto è finito, in un momento quando si è svegliata lei è arrivata, a parte che le è arrivata l'emozione, quindi vedi che poi a qualcuno è arrivata, insomma, siamo poi a soggettivo anche importanti. A te manca il film drammatico, di cinema. Beh, insomma, è il primo film, Femmina, con Monica Guerritore, ispirato agli amanti di Viareggio, mi sgozzano alla fine. Non era ancora famoso più come adesso, no? Un film proprio... ma la protagonista è stato quel film, sì, vero? Ma si parla di 15 anni fa. Purtroppo. Adesso, non lo dica. Sei un nome importante, tutto... 16 anni fa. Adesso fare un film dove si vede l'attore... Mi in giro Buscemi. No. Ora mi ha detto un nome importante. Poi ci viene da ridere anche a lui. Non è un nome importante, Farnesi? Ma accidenti, forse. Allora, dunque, io vorrei fare un applauso e sfruttarlo. Dodi, Giuliano e Billy, che sono arrivati adesso. Sono giustamente
nelle retrovie, perché sono arrivati in ritardo, sono puniti come Dio l'aiuti, però sono ottimi giornalisti. Dodi, dovevo portare fuori il cane e quindi sono arrivato tardi. Sei arrivato, come anche lui. Però anche... ho capito che parlate sempre della stessa cosa. No, si parla di Roberto Farnesi. No, ma da diversi anni che qui si parla sempre delle stesse cose. Farnesi viene una volta ogni 5 anni. Volevo riferirmi alla grande bellezza, anch'io rientro nella prima fascia, però ecco, c'è ma un abbandoniamo la grande bellezza. La prima fascia dei temporizzanti, sì, quella dei 10 minuti, di quelli 10. Ma siccome devo farci un programma il giorno dopo, ho dovuto studiare. E l'unica cosa che ho capito, la sintesi del film La grande bellezza, che chiaramente è un copia e incolla di Federico Fellini, un po' più o meno come diceva lui, c'è un passaggio di Servillo che sintetizza tutto il film. Quando sulla terrazza, che è la terrazza del peccato, si fa per dire, dice, guardando i trenini, i nostri trenini erano belli perché non portavano da nessuna parte. E quindi questo è un film che porta da nessuna parte. Ci sono delle trovate interessanti. Billy, lo conosci, Farnesi? Colonnello. Farnesi, lo conosci? Sì. Come no? Dicevo a Billy ora, fagli una bella sollecitazione, non a sfondo sessuale, no, non lo so. Perché sei un giornalista. Non vorrei fare outing adesso. Ti piace? No, ma non c'è nessun problema. Come uomo ti piace? No, io conosco molto bene anche Solange, perché abbiamo iniziato al canale 50 non diciamo la data. Ma come no? No, io sono passiamo anni, dell'84. Sono felice. 84. Sono 30 anni. Ma io ci credo ancora, sì, però. Più o meno. Quindi che sollecitazione devo fare a Roberto? No, non la fare allora, no, se ti metto l'imbarazzo no. Non la fare. Quando era direttore artistico di Canale 50 era questo signore qui. Ora infatti gli faccio da badante, io era lo porto umile, in giro la sera. Un umile operaio. Che non guida. Allora, io allora sfrutto Paolo Ciucci. Martina, vai da Paolo Ciucci per piacere. Dunque, Paolo Ciucci è il manager dello spettacolo che, col quale Solange... Produttore, sì, anche, fra un po' transiterà. Nonché il Mickey Rourke italiano, io lo ribadisco. Roberto lo conosce, ecco, come ci vediamo, è la prima cosa che mi fa, sono Mickey Rourke. Te che conosci... The Wrestling. Te che conosci The Wrestler. Ho avuto anche l'onore... Microfono, Abbiamo lavorato insieme, non delle fish, ma magari, però abbiamo fatto dello spettacolo... Ma che tipo è lui, come amico? Mickey Rourke? Scusi? Come amico, che tipo è lui? È un tipo simpatico, cioè all'apparenza subito sembra antipatico, questo è però conoscendolo, e se le persone lo conoscano, una persona secondo il mio punto di vista splendida. Va conosciuto Roberto, perché c'ha delle doti nascoste che nessuno sa. Io penso che sia molto buono. Penso che sia molto buono lui. Sì, no, è una buono, persona. Anche, sì, noi sì. Siamo incontrati anche ultimamente a Sanremo. Infatti, la prima cosa, Mickey! E ho detto bene. Vabbè, niente. Comunque, facciamo questo spettacolo che sarà svolto il 29 marzo. Sarà svolto, debutta il 29. Sì, esatto, sarà svolto. Debutta, esatto. Sì. La parola giusta è quella. Allora, il vecchio cinema. Prego. Il vecchio cinema? L'anteprima. Mm. Martina, tieni il microfono a cinema sanfrediano. Ecco, dai. Ancora più vicino. Sì. Sanfrediana Settimo. Quindi ci sarà la cena, però è una cosa un po' diversa rispetto a altre sfilate che ho sempre organizzato. In pratica ci sarà la presenza di Cinema 2013 e Elisa Muriale, l'uomo d'Italia Marco Ciucci, guardi che combinazione, proprio lo stesso mio cognome. Poi ci sarà presenterà Gianluca Magni e poi un calciatore, un grande calciatore che è stato della Nazionale e della Fiorentina, il capitano Giancarlo Antonioni, quindi sarà anche ospite. Senti, ma Solange... Il personaggio principale è chiaro Solange. Che è Solange, che vive il tuo show, perché qui viene... influisce anche il pubblico, quindi partecipa. Ecco, allora spiegacelo meglio te, perché, allora, perché Ciucci è un uomo di denaro più che di comunicazione. È un po' una corrida un po' aggiornata e rivisitata. Cioè, l'importante è che sia il pubblico a partecipare, chi vuol cantare, chi vuol recitare, chi vuol ballare. Ah, c'è proprio un'interazione. Esatto, e anche Tarabella può venire, Tarabella. Sì, può venire chiunque. Ma la cosa carina è che ci sarà un bellissimo ragazzo che è l'uomo ideale di quest'anno, e c'è questo Miss Cinema, quindi accontentiamo un po' gli ometti. Per cortesia potete fare Magni e Tarabella sono tremendi. Scusa, insieme. Ma
tre in condotto. Oh, Luca, ma cosa so parli, che te la bella. Sto parlando, ascolta, sì, no? È una cosa che riguarda anche te. Beh, insomma, può darsi sia licenziato nel frattempo, non è detto. Appunto, che essere. Allora, e quindi partecipa il pubblico, soprattutto il pubblico, perché deve essere protagonista il pubblico. Quando è questa cosa, allora, San Frediana VII? Il 29 sarà al Vecchio Cinema, via Romagnola, San Frediana VII, Cascina, provincia di Pisa. C'è anche una scena spettacolo dove con 20 euro, soltanto 20 euro, si mangia benissimo e ci divertiamo. Siamo tutti lì, siamo senz'altro tutti lì. Allora, Roberto Nannicini voleva fare una domanda a Roberto Farnesi. Roberto Nannicini è per noi la voce del popolo. La domanda a Farnesi, non mi riparla della grande bellezza anche te. Ora, che poi fra l'altro fa tutt'uno con Farnesi. Come si svolge la vita di un attore famoso, eccetera? Cioè, nel senso, come fa a mantenere il fascino a lungo, più a lungo possibile? Ecco, perché il fascino può essere anche non necessariamente una bellezza esteriore, può essere anche una bellezza dentro. Che creme, dice Billy, creme. Quindi come si fa per mantenerlo nel tempo? Ecco, cioè questo. Ma te per mantenerlo o per diventarlo anche te? Non sei capito? No, io non voglio diventare. No, te lo sei già stato, guarda, basta, va bene. Come si fa? Ma io sempre chiedere la Boucher. Sì, io dico, io ho la mia ricetta. O si dorme in frigo, no, a parte gli scherzi. Il fascino credo che sia una cosa innata, cioè carisma, fascino, e credo che sia la cosa primaria per un attore, ce lo insegnano grandi divi hollywoodiani, che magari non sono proprio degli adoni a livello oggettivo, di canoni estetici, eccetera. Ma hanno un grande fascino, un grande carisma, che poi è quello che serve per gli attori, sennò qualsiasi agenzia di modelli sfornerebbe attori dalla mattina. Sanno recitare soprattutto. Sanno recitare, ma è anche un carisma, un grande fatto anche di carisma. Sono tutti dei nanetti, lo sai, da Robert De Niro, da Sinofano, sono tutti piccoli. Sì. Tom Cruise, sono tutti piccoli. Vabbè, poi c'è Clooney, Brad Pitt, Clooney l'ho incontrato, è un uomo, sono 1,85 m, poi c'era Gary Cooper una volta, insomma, quello, ma non è fatto d'altezza, l'altezza poi è... Sono grandi dentro, certo. Hanno un grande carisma e un grande fascino, ma sono doti innate, quelli. Magari se non avessero fatto gli attori, comunque sarebbero stati degli uomini di grande fascino, di grande carisma. È perfezionabile questa cosa, oppure mantenibile? Fortuna nel caso dell'uomo, con l'avanzare degli anni quello aumenta fino a un certo punto, allora proprio uno non è il caso di Zucchini, come è cascato subito. Per il resto, se uno interpreta certi ruoli o comunque ha iniziato quel tipo di carriera grazie alle physique du role, come si dice, è chiaro che uno tenta di mantenersi un po', ma non deve essere una cosa esasperata. Io oggi a 44 anni non è che sto a vedere se ho l'addominale tartaruga c'è un giardino, sì, ormai è anche scappata, no? Sì, però il fascino che uno ha, può portarlo a cena, capito, ti può portare quando a 60, 70, come fa a mantenerlo? Cioè, Ma aspetta, il fascino, ripeto, secondo me è una cosa innata, poi arriviamoci a 60, può darsi che lo possa, che lo mantenga magari modificandolo. Ma secondo me aumenta l'attore, aumenta. Ho lavorato con Giancarlo Giannini, che ce n'ha piacerebbe, lo so, mancano le caratteristiche. Ho lavorato con Giancarlo Giannini, che ne ha più di 70, è un uomo di grande fascino, secondo me, ma di grande fascino, e l'ho sentito dire non da me ma tante donne anche molto giovani. Quindi semmai l'uomo, ripeto, acquista. Ecco, questa è la nostra speranza di acquistare. Mentre per l'appunto andiamo in pubblicità, sperando che passando il tempo. La spontaneità è importante. Roberto, porta la cena, sennò poi qui veramente. Guardate che la bellezza. Sì, veloce però, perché bisogna andare a pubblicità. Vabbè, scusami se sono sempre quella che rompe le scatole, no, come napoletana. Ti vorrei chiedere, ti è mai capitato di lavorare un venerdì 17, alle ore 17? E se hai sentito tremare la terra... Se hai sentito tremare la terra sotto i piedi e sei fatto come tutti i napoletani, allo, facallo, fattura che non guaglio, capadarice e capadaglio. Ti è mai capitato? Ti è mai capitato? Oppure ti sei grattato? In questo stato. Io lo sto facendo in modo molto disinvolto. Faccio scuri che io qui non posso dire, perché qua c'è qualcuno che mi dice ma da dove vieni. In poche parole mi serve sapere, io come napoletana sono scaramantica e ci cosa credo. Ti sei se grattato? Mi passa lui sul piede un giorno di 17, microfono, Giulia, un giorno di 17 e mi fa male un callo, oltre a gridare io gli do pure qualcosa in testa. A te che cosa succede?
Io devo dire che essendo una persona abbastanza semplice non ho capito la domanda. Vorrei sapere se Scaramantico, non ho capito un callo. Napoletanamente significa se mi va sul piede proprio il giorno 17, sì, alle ore 17. Lei buscemi la vedo, lei comprende, guarda, questo linguaggio slang. Giulia è napoletana. Giulia prende il treno, viene da Napoli tutte le settimane, io la stimo soltanto grande, per no, ma poi ci assolutamente, però io, ci sono dei momenti che c'è delle meteore. Come giornalista e come persona molto curiosa, mi interessa sapere anche che tipo di mutande porti, se le porti viola. No, viola no, ridai. Se le porti nere, vada con quale bianche lavate con soufflan. Oppure con flan, sai che qui ci vuole la mano fissa, però alla fine della domanda. Facciamo così, ora si va a pubblicità, nel frattempo controllo del mutande, mi fai sapere che colore. Oppure falle vedere a Giulia. Scusami, ma volevo farti sapere. Blu. Di sapere che ti piacciono le tue mutande, Duca. Allora, scusate, Luisella, si va a pubblicità, soltanto per dire che Diana ha finito il piatto. Sì. Dunque, allora il piatto lo assaggia naturalmente Martina, portalo al maestro Farnesi, senti un po' come maestro, di che si tratta. Siamo papà, allora, un risotto, un risotto con asparagi, sì, gamberoni e mantecato con tuorlo nuovo. Ma la signora mi ha detto c'è il veleno. Ti paro, com'è? Ma guarda, io non sono scaramantica, no, io se mi pestano un piede anche 10, 2 li mando in quel posto lo stesso. Com'è questo, quindi questo piatto? Sia solo i 17. Buono, allora distribuite, un applauso a Ciccone, ci vediamo con Farnesi fra 3 minuti. Ma a questo punto lo mangiamo, io lo mangio. Certo, anch'io, sì. Mazza, bravo, ottimo, buonissimo. Ottimo. Non ho capito un cazzo, siamo in onda, no? Lui, Roberto Farnesi, reduce, come sapete, da grandi successi nazionali, ballando con le stelle del Nord. No, devi mangiare. Buonissimo. È la nostra cuoca di fiducia, Diana Cicconi, che è arrivata finalista a Masterchef lo scorso anno, quindi assolutamente. Io avrei voluto far mangiare qualche cosa anche ai nostri, alla nostra band, i Nero Nevi, facciamo un applauso a Nero Nevi. Lavorando. Caterina Rizzo, che è la voce. Buonasera a tutti. Apprezzi Roberto Farnesi come attore? Abbastanza, direi di sì. Yeah. Vabbè, complimenti. Voi venite da Genova. Poi in diretta così, dal vivo, ha ancora doppiamente un altro fascino. Sì. È un mangione, vedi? Allora, voi partite da Genova, grazie, no? Sì. E fate, io ho visto delle cose su YouTube, fate anche delle cose in italiano. E questo mi è piaciuto molto. Stasera fate un mix, italiano, spagnolo, inglese, se non sbaglio, no? Sì, la nostra musica è prevalentemente italiana. Ma è così difficile, scusa, far circuitare il... Questa è la diretta! È così difficile far circuitare la canzone italiana. Molto bene. Perché bisogna sempre ricorrere all'inglese per vendere i dischi? Guarda, sinceramente sto parlando con una persona che è contraria alla musica in inglese. Noi infatti cerchiamo di valorizzare la musica italiana. Brava. Con un'impronta giustamente all'americana. La musica comunque deve abbracciare a 360 gradi. Però essendo italiani io ritengo che dobbiamo cantare in italiano. Bravo. Poi, ottimo. Che è una lingua bellissima, è una lingua di grande poesia. E peraltro secondo me è anche difficile, perché tanti si mettono a cantare in inglese perché è più ricabile, più facile, perché poi se traduciamo la canzone d'inglese sono veramente a volte il testo è ridicolo. Sì. Quindi si abbracciano molto più sulla musica. La musica italiana è difficile perché può cadere nel ridicolo, può cadere nella difficoltà, nella pesantezza del testo e quant'altro. Quindi questa è la caratteristica della musica italiana. Beh, la musica italiana è detto, ma se noi pensiamo che un grande come Dante Alighieri ha scritto 100 canti nel 300 e non è mai cascato nel ridicolo, e sono canti, possono anche essere messi in musica, che significa che è difficile farla cascare nel ridicolo. La lingua italiana se usata bene, se la usano imbecille naturalmente. Giusto. Giusto, ma poi è anche... Allora, a livello orecchiabile, sì, non si sente più la lingua inglese, di quella italiana. Infatti, quindi la musica italiana ci sta sia nell'interpretazione, sia nella passione che ci metti nel testo, perché a volte tu puoi cantare una canzone
ma la stessa persona che la canta non ti trasmette le stesse le emozioni cantate da un'altra persona. Caterina, io ti lascio tutto il palco, ti può andare dove ti pare. Cosa ci cantate stasera? E Luca, se intanto predispone il tutto, cosa ci cantate? Cos'è? Questa sera vi presentiamo il nostro singolo, perché noi siamo una band che è nata da pochissimo, da un anno e mezzo. E abbiamo... La sede è a Genova della band. Sì, no? Noi siamo di Genova e questa canzone è stata scritta da tutta la band. È una canzone un po' particolare perché la musica, ecco, è un po' si può dire all'americana. Il testo in italiano, però ho voluto introdurre una parte in ritornello in spagnolo, proprio perché ritengo che è giusto che la musica viaggi un po' a 360 gradi. Vabbè. Comunque sempre sostenendo I Nero Nepe, un applauso. Distanta. Yeah.
basso, bravi, bravissimi, bene, 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 mi è piaciuta molto. Al basso, dillo te. Massimiliano Martinez. Alle tastiere, Cristian Bonde. Al basso, chitarra, Luca Zanone. E alla batteria, Roberto Zanone. E Caterina Rizzo alla voce, bravi, grazie, bravissimi. Mi piace molto anche la mise così teatrale, eh? Così mi piace, grazie, brava, molto così, bene. Ti sono piaciuti? Bella voce, ammazza, bravi, bella voce. Bravi, bravi. E soprattutto dicevi bene te l'Italia, no? Tornare anche all'Italia, tornare a quello che siamo, che eravamo, diciamo, l'espressione culturale più importante, no? Eh beh. Fra tutte, mentre invece, diciamo, questo spezzare l'occhio soltanto all'America. Torrigiani, mi dici qualche cosa rispetto alle tue sollecitazioni, suggestioni riguardo a Roberto Mantovani, Roberto Farnesi? No, Mantovani, quell'altro. Mi domandavo, detto guardandolo in trasmissione, vedendolo dal vivo, il potenziale di quest'uomo, no? L'altro giorno ho visto American Gigolo. Ora, la somiglianza con Richard Gere c'era, sì, stata detta, insomma. E American Gigolo è un film che Richard Gere ha girato da bimbo, sostanzialmente, da un ragazzino. Beh, non tanto. Allora io mi domando, come si vede Farnesi fra N anni, quando un po' l'età che avrebbe oggi Richard Gere, che fa delle parti estremamente interessanti, anche molto belle, anche... Allora, qual è il potenziale di Farnesi, secondo Farnesi? Beh, sai, questo è un lavoro dove non si... Andrea lo può confermare, insomma... dove non si finisce mai di imparare, se è possibile si cresce sempre e si rubano sempre più in senso positivo segreti a grandi attori, tipo appunto un incontro come quello con Giannini, eccetera, o con Buscemi in teatro, quando finalmente sarà. Però secondo me c'è modo di crescere artisticamente, di crescere a livello interpretativo come attore e di sperimentare appunto nuovi ruoli più idonei all'età anagrafica che poi uno ha. Poi si spazia un po', l'attore 5 anni più, 5 anni meno, insomma, interpreta ruoli. Io posso, ho 44 anni, interpreto ruoli di un quarantenne, potrei interpretare ruoli di un uomo più maturo. Però insomma, quindi secondo me ci possono essere anche delle grosse opportunità anche negli anni a venire. Basta umilmente seguire un proprio percorso, crederci e continuare ad andare avanti. Ormai è un percorso che dura 16 anni, in modo per fortuna continuativo, non è facile, Andrea può confermare anche questo, nel mestiere dell'attore. Certo. Quindi vediamo, spero che ci sia una crescita. Non è che sono tanto più vecchio, ho 2 mesi in più io, per cui no. Cristian, la musichetta così allegra, 2 mesi e mezzo, per chiudere. Bene, Susanna Ceccardi. Tanto, vabbè, complimenti a Farnesi, che è un esempio anche di un pisano che ce l'ha fatta, no? Certo. Come... Sì, giusto. Sì. Invece ci sono anche tanti ragazzi che provano a intraprendere la carriera di attore o la carriera artistica e non ce la fanno, quindi intanto un consiglio a un giovane che vorrebbe intraprendere la tua stessa carriera è come raggiungere il successo, o se aspettarsi già e avere la consapevolezza di anche non potercela fare. E poi una provocazione, no? Chiaramente Roberto Farnese... Non come quelle di Giulia, No. No, in questo caso sarebbe di è disponibile. Diciamo famoso anche per la sua fisicità, per la sua prestanza, per, sì, per, sì. È conosciuto per essere per anche un bel ragazzo, diciamo. Sì. Quando, diciamo, una donna entra in questo mondo, intraprende questa carriera e arriva, di solito si dice, ma con chi è stata? È stata col produttore? È stata con... Perché per gli uomini, anche belli come Farnesi, questo non si dice? No, io sono è stata superata, diciamo, questa concezione? Gli uomini con gli uomini, le donne con le donne, mia cara, sei rimasta indietro? Sì. Ecco, è stata superata o sono rimasta indietro io? Molto indietro. Pensa, prima il produttore cercava l'attrice, ora il produttore cerca l'attore. Pensa, a me mi toccò Tarabella. C'è ancora qualcuno che pensa, qui alzi la mano se è sincero, che uno cammina per strada, passa un regista, tu ti prendo tu perché così? Pensano ancora che il successo si raggiunge così? No, dipende però anche che strada. Poi sentiamo anche Claudia riguardo se è difficile, guarda, io per una donna ancora, da questo punto di vista.
Ma posso fare una domanda? No, no, fagli finire la domanda. Ah. Fagli finire la risposta. Io dico, nella mia esperienza personale, per esempio, con Buscemi, non ho ancora fatto teatro perché ci ha provato scudatamente. Questo è un limite. Tra l'altro, io chiedevo anche poco. C'è sempre stato in questo mondo. Posso fare una domandina cattiva a lui? Sì, certo. Ma poi, Claudio, però voglio sentire, aspetta, prima di arrivare, voglio sentire da Claudia, sempre su questo argomento, se è come dire, una fissa l'avance. Cioè, per fare questo mestiere si sa che almeno l'avance la devi subire. L'avanzo una donna la subisce quando va a fare un provino, quando, ma io l'ho subita non soltanto nei provini del cinema, ma anche negli ambienti, nei concorsi di bellezza, che io ho iniziato a 15 anni a fare Miss Ragazzi. Io anche in banca. Anche in banca mi hanno fatto delle avanze. Un uomo della donna, ma tutti gli ambienti di lavoro, purtroppo. Dire che, quelli è più esasperato. Sono trovata molto meglio nell'ambiente notturno, quando ho iniziato a fare la ragazza immagine, burlesque, spettacoli. Ecco, nei locali notturni la gente pensa che ci sia l'inferno dentro, invece vi posso garantire che c'è molta più quiete rispetto magari ambienti cinema, televisione e tante altre. Sì, certo. Mi sono trovata molto, molto meglio. Qual è? Infatti, ho fatto anche lo spettacolo qua da te, Andrea, vorrei anche rifarlo se è possibile. Sì, quando vieni? È pericoloso il Buscemi. Guarda che lei si fa delle richieste sessuali. Sì, ma qual era la prima domanda? Me la so scordata. Io sono Pisano, è una città prevalentemente, ovviamente, per fortuna universitaria. Io consiglio, di visto che abbiamo questa fortuna di nascerci, di chi nasce a Pisa, di frequentare l'università, di fare ingegneria, bravo. Cioè o uno ha una fisicità talmente particolare, certo, un talento talmente straordinario, bravo, una passione, quindi è motivato da una grandissima passione per questo mondo, per questo mestiere, allora è un discorso. Se no consiglio vivamente, purtroppo viviamo, non è che è retorico tutto il discorso, comunque è una società dell'immagine, quindi tutti oggi, ora un pochino scemata la cosa, però c'è stato popolare l'embaggio con i reality, con le cose, sì, tutti venivano messi davanti alla porta principale, prima era più difficile, e consiglio davvero di pensarci 10 volte, perché poi si rischia di finire, magari iniziare a 20 anni e poi finire frustrati a 30, quindi sempre in età molto giovane, però veramente non riesci poi a rientrare nel mondo reale, no? Cioè di lavori, come dire, lavori tra virgolette più normali. Quindi se uno non è veramente motivato da un grandissimo talento, da una grandissima passione, anche da una grandissima faccia, sia nel caso di una donna o nel caso di un uomo, è meglio che almeno si prepari il secondo lavoro. Cosa che io ahimè non ho fatto. Ma poi determinazione. Dammi altri 5 minuti, ci vuole anche Luca, una bella salute di ferro prima di tutto, perché lì ti devi muovere continuamente, e avere un bel talento naturale, perché molti giovani si improvvisano cantanti, attori, ballerini, no, e non lo ci sono. Vuole anche, no. Ci vuole anche la dose innata. È inutile, dai. Totò disse una cosa bellissima: un piccolo palcoscenico può diventare grande, e un grande palcoscenico può diventare piccolissimo. Cioè, allora Lusiani, della Normale, per parlare di persone che hanno studiato, che hanno anche un fisico straordinario, perché Lusiani è bellissimo, ora qui la telecamera di no, vabbè, te hai studiato la Normale, eccetera eccetera, per cui voglio dire, io grande lui ammirazione, lui è professore della Normale, io grande ammirazione, però una sollecitazione un pochino più leggera. Oppure no? Io, quello dello spettacolo è un ambiente che conosco poco. Quello che sono interessato è, può dare un giudizio di perché c'è questa preponderanza della produzione americana, degli Stati Uniti d'America? No. È qualcosa che dipende dalla lingua, da una loro maggiore capacità di organizzazione, oppure anche dalla volontà di fare un prodotto con audience mondiale, cioè hanno... Penso che ci abbiano anche conquistati a suo tempo, siamo stati sconfitti, quindi come l'antica Roma imponeva la propria cultura, oggi c'è quello, no? Quella americana, gioco forza. Mi scusi Buscemi, io Zucchini, mi dissocio. Zucchini, dimmi. No, allora, in America è un'industria. Ecco. In America quella del cinema è un'industria, da noi in piccolo quella della fiction è un'industria, per fortuna c'è quella che, come nel caso della Grande Bellezza con Mediaset e Medusa, sostiene poi appunto un Oscar come miglior film straniero, quindi ben venga anche quello. Però la fiction è un'industria, il cinema no, il cinema ormai è artigianale, purtroppo. Certo. Ci dobbiamo rendere conto che qua si fa un film con 500, 700, 800 mila euro e ci si fa dalla pre-produzione alla produzione alla post-produzione. In America con quei soldi ci pagano i panini per il film, siamo capiti? Più ci sono 10 milioni di dollari a Brad Pitt, 15 milioni, cioè si fa un film con 100 milioni di dollari. Zucchini. Comunque la giovane industria è qui. Io credo appunto che
Fagli una domanda. L'emergenza è questa, cioè ciò che emerge è questo. Più che una domanda, lui voleva invece controbattere quello che ha detto a proposito del fatto del grande carisma che hanno gli attori più affermati, che sono naturalmente di matrice americana. Io sono un po' un cinefilo e mi diverto a guardare film. No, no, io ho citato Giannini, grande poi, carisma poi, che è poi italiano. Poi magari li guardo due o tre volte, allora faccio un esercizio mentale e ci metto attori italiani che io conosco al posto dei protagonisti americani. E devo dire, sarà un esercizio mentale scemo o autoconsolatorio, non lo so, ma sono convinto che gli attori più simili italiani che io metterei al posto di questi riuscirebbero a dare la stessa impressione, se non addirittura migliore. Allora il problema qual è? Certo che ci vuol carisma, certo che ci vuol carisma, ma se dietro c'è una macchina da 20 milioni, 30 milioni di dollari a film, una platea mondiale di 500 milioni di anglofoni, per cui già anche non la ci lingua, scordiamo la lingua, no, le ha affrontato il problema della lingua prima. Io devo dire, anche non ho esperienza di spettacolo. Allora io voglio farti un esempio eclatante in questo senso: Profumo di donna con Vittorio Gassman. Bravo, 74, no, Gassman è regia di Dino Risi, enormemente più bravo di Al Pacino in Scent of Woman, ma non c'è confronto. Al Pacino ha rischiato di prendere l'Oscar, non so se l'ha preso. Gassman no, ma ne meritava 10. Sì, no, ma sono d'accordo. Gianmaria Volonté, carisma straordinario. Giannini, prima ho detto, già parlato di Giannini. Allora, però, guarda, per chiudere il però discorso, ce l'hanno anche quelli là. Bisogna chiudere il discorso. Quanto dire che Sean Connery non affascina a 80 anni mi sembra non facciamo però. Sì, ma siamo arrivati a un punto nel quale Renzo, chiudi, devo chiudere. Va siamo bene. Arrivati a un punto nel quale l'attore affermato americano è il protagonista della storia, non è l'attore che interpreta un protagonista, è lui il protagonista, dove occasionalmente veste il nome del protagonista di chi ha scritto. Allora la domanda è questa: avresti potuto, io adesso stai facendo lo show business, a vedere un film dove il protagonista è Deniro, non l'attore che interpreta l'abbando di microfono, basta, Zucchini, Cristo, va bene, avevo capito. Zucchini era preso microfono, Dio l'aiuti, ma ha ragione. Sì, e Rifugio Tom, velocemente, velocemente. Salutiamo tutti, ringraziamo perché durante l'inverno ci hanno portato tante coperte, tante pappe, abbiamo ancora bisogno di cucce, di coperte, di cibo per gli animali. È periodo del 5 per 1000, quindi se volete devolverlo a noi guardate sul sito www.rifugiotom.it. Aiutava anche i bambini, i bambini abbandonati, aiutava anche i bambini. Bravo, ecco. Aspetta. L'ultima domanda è questa, la domanda ce l'hai Fabrizio, veloce. Guarda come ci scodinzo, non so ce se l'ha la domanda, Sì, io dico che bisognerebbe che lo Stato che si investisse un po' di più in cultura, perché la cultura fattura, e anche il cinema italiano bisognerebbe sostenerlo, non finanziando i film delle amanti di, ma finanziando certi film importanti, belli, che secondo me ci sono in tanti cassetti. La prossima puntata lì parliamo dell'inverno della cultura italiana. La domanda è questa, Roberto: allora, se tu avessi, hai avuto un successo di cassetta, sei nello show business, eccetera, se tu avessi dovuto o potuto soltanto continuare a fare cose di nicchia, non ti dico il teatro, ma i film de sé, i film d'autore, no? E quindi con tutto quello che comporta questo grande sacrificio, grandi amarezze anche, no? E essere confinato in un settore meno eclatante, meno visto, l'avresti continuato a fare? Ma sai, io credo che bisogna, ognuno poi ha un suo percorso, più commerciale, meno commerciale, se uno ha la fortuna di fare entrambi, cioè di qualità e commerciale, vedi appunto adesso il binomio, l'accoppiata Sorrentino-Servillo. Tony Servillo è uno che fino a 50 anni quasi nessuno, 56 anni, addirittura dicevano andava a Provina, addirittura dicevano troppo teatrale, diceva pensa di essere un attore straordinario. E sono percorsi, io ho avuto questo qua, io credo, allora se uno fa questo di professione come me, io faccio solo questo, non è che ho proprietà, ok, quindi se devi vivere di questo bisogna che tu la mattina il pane, quando vai al panificio costa, va pagato, quindi bisogna anche magnà, come dicono a Roma. Quindi uno se vive di questo, alcune scelte possono essere anche obbligate e magari più commerciali. Certo che chi ha questa tenacia di resistere, eccetera, e come dire, si mangia il famoso panino oppure resiste negli anni, poi raccoglie i suoi frutti, perché poi visto attori emergere anche in età più avanzata e avere delle grandi soddisfazioni. Vedi appunto Servillo. Certo, giusto, bravo, bravo, grazie Roberto. E Luca, ci vai con la musica quella nostra, c'è la musica quella nostra, perché naturalmente se partisse la musica balliamo tutti, no? Certo, si balla. Io guarda, sono pericoloso, quando ballo straordinario. C'è la musica?
C'è la musica. Lo fai io? Alzala, alza. ¿Dónde vas? Me voy pa' bailar el mayor.